Alla fine l'Austria sorride ai colori italiani, per intenderci quelli della Ferrari. Al Red Bull Ring il doppio podio di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel ha quasi il sapore di una vittoria. Certo, in passato questo Gran Premio, che per vicinanza era ritenuto da molti il quarto Gran Premio italiano dopo Monza, Imola e Monte Carlo, ci ha regalato 3 trionfi e non parliamo del cavallino, ma dei piloti di casa nostra. Partiamo dalla più lontana, quella datata 23 agosto 1964, quando il Circus fece il debutto ufficiale in una corsa valida per il mondiale in terra austriaca. Allora la pista, che si trovava nei pressi di Zeltweg, sempre vicino a Spielberg, era stata ricavata in un aeroporto militare. Ebbene, in quella prima edizione ad imporsi fu il compianto Lorenzo Bandini, che siglò la sua prima e unica vittoria in Formula 1. Partì dalla seconda fila al volante della Ferrari 156, una vettura inferiore alla concorrenza perché spinta da un propulsore a 6 cilindri. Malgrado dovesse inseguire i primi, Bandini non si perse d'animo e grazie alla sua regolarità si trovò al comando. Bandini si involò così verso il successo, controllando il ritorno di Ginter sulla BRM. 11 anni più tardi toccò ad un altro driver italiano salire sul gradino più alto del podio, il monzese Vittorio Brambilla. Anche per lui si trattò della prima e unica affermazione del mondiale. Il 17 agosto la gara si svolse sotto un autentico diluvio, tanto da indurre la direzione gara a far calare anticipatamente la bandiera a scacchi. Al via Lauda, autore della pole, andò al comando, seguito da Hunt e da Hesketh e Depailler su Tyrrell. Nella corsa di casa l'austriaco cercò di fare il vuoto forte della sua 312T, con cui stava dominando il mondiale. Ma la pioggia, sempre più insistente, finì col rallentare la marcia del battistrada. Nessuno voleva rischiare, ad eccezione del pilota della March numero 9. Vittorio Brambilla, partito dalla quarta fila, diede vita ad una coraggiosa rimonta, che al 19° giro lo portò al comando dopo aver superato il leader provvisorio Hunt. Quando, al 29° dei 54 giri previsti, venne interrotta la corsa, Brambilla poté così esultare per il suo primo successo. Lo fece però in modo eccessivo, appena tagliato il traguardo mentre viaggiava ancora a velocità sostenuta. Perse il controllo della sua monoposto e finì contro le barriere, un botto fortunatamente senza conseguenze, tanto che il monzese riuscì a concludere il giro d'onore col pugno alzato e il musetto ammaccato. Il terzo e ultimo sigillo tricolore in terra asburgica risale al Ferragosto 1982. Anche in questo caso si trattò di una prima vittoria nel Circus, ma a differenza delle altre due, maturò sul filo di lana. Eroe indiscusso il romano Elio De Angelis alla sua quarta stagione in Formula 1, terza alla Lotus. Pensare nel breve termine a un nuovo successo di un pilota italiano non solo in Austria, ma in Formula 1 pare alquanto difficile, data la mancanza della cosiddetta materia prima. Le nostre speranze sono riposte su Antonio Giovinazzi, che l'anno scorso fece una fugace apparizione nei primi round del mondiale. Alcune voci di mercato lo vorrebbero promosso da tester a pilota ufficiale della Sauber nel 2019. E visto che sulle monoposto bianco-rosse spicca il marchio dell'Alfa Romeo, la presenza di un pilota di casa nostra potrebbe anche rappresentare un'azzeccata scelta di marketing.